Notizia scandalosa, il nuovo presidente della Lega Serie A sarà Carlo Bonomi, noto tifosissimo interista. Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Archiviata la partita di Champions, ora ci occupiamo delle vergogne della FIGC. Perché è una vergogna? Perché Carlo Bonomi è tifosissimo interista, nonché il sovvocato e viglione che lavora in FIGC, che è interista perché si fa vedere alla premiazione dell'Inter. Carlo Bonomi è sostenuto da Gravina, nonché tifoso dell'Inter. Ma la cosa più grave, sapete qual è? Sapete quella cosa? Non ve la dico subito, ve la dico dopo che approfondiamo questo discorso. Prima vi invito, come sempre, iscrivetevi al canale perché è totalmente gratuito. Sono sempre qui a difendere la mia Juventus. Lasciate un like, commentate e attivate la campanellina così non vi perderete mai un video. E siamo sempre live, ladies and gentlemen, madame e messie, e signore e signori, miei signori, quelli veri, quelli gobbi bianconieri della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. Sono tutti tra di loro. Sono tutti tra di loro. Carlo Bonomi, che è super tifoso dell'Inter, andrà a fare il presidente della Lega Serie A. La cosa grave è che il suo avvocato è Viglione. Vi ricordate chi è Viglione? Viglione è il tizio che andava alla premiazione dell'Inter insieme a Beppe Marotta, insieme a Gravina. E Gravina è quello che sostiene, Gravina nonché presidente della FIGC, sostiene Carlo Bonomi, tutti amici, figli e figliastri, tutti tifosi dell'Inter. E guarda caso, l'Inter, Beppe Marotta, avanza la candidatura di Beppe Bonomi, perdonatemi, di Carlo Bonomi. È ovvio, un tifoso dell'Inter lo mettiamo alla presidenza della Lega Serie A, è ancora meglio, anche perché ragazzi, qualcuno mi può dire, sì, ma tu sei lo stesso che dici che volevi Del Piero presidente della FIGC. Ragazzi, Del Piero è una persona molto leale, Del Piero è una persona molto, diciamo, anche coerente. Del Piero, ragazzi, è la chiarezza, la limpidezza in persona, e sarebbe secondo me molto alla pari. Ma qui, ragazzi, tutti questi interisti in FIGC hanno combinato un danno enorme, da Gravina a Viglione, ora Carlo Bonomi. Ovviamente la sua candidatura diventerà presidenza, ma ne sono sicuro, perché queste opportunità non se le fanno sfuggire. La cosa grave qual è? La cosa grave è che la Juventus stranamente sostiene Carlo Bonomi. Voi mi direte, come? Un tifosissimo dell'Inter va alla presidenza della Lega Serie A e la Juve sostiene? Sì, cari miei, la dirigenza della Juve, l'amministratore delegato Scanavino, sostiene a tutti gli effetti Carlo Bonomi. Questo è ancora più scandaloso, che un tifoso dell'Inter come Carlo Bonomi vada a fare il presidente. La Juve addirittura lo appoggia. Cioè, ragazzi, qui ormai tutti i tifosi siamo contro la FIGC, contro Lega Serie A, perché è pieno di interisti, ma alle nostre spalle la Juventus sostiene la candidatura. Io, ragazzi, non so veramente che pesci prendere. Io, ragazzi, qui giornalmente prendo degli insulti, commento le partite, mi prendo le male parole, tu di qua, tu di là, critico gli interisti, difendo la mia Juve, becco sempre un botto di critiche e insulti, per poi la Juve avallare la candidatura di un interista. Ragazzi, io veramente non, ragazzi, non ci credo. Invece la verità, la Juve è la squadra insieme all'Inter che sostengono questa candidatura. Cioè, ragazzi, ma che gioco stiamo giocando? Ma veramente siamo solo noi tifosi? Veramente siamo solo noi tifosi? Io che ho fatto centinaia di contenuti per difendere la Juve dalla Lega, dalla FIGC, ora ci sono le nuove elezioni del presidente della Lega Serie A, chi è il candidato interista? E la Juve sì, noi lo sosteniamo. Vergogne su vergogne. A volte vi dico la mia, ragazzi, a volte come tifoso della Juve io mi sento veramente solo. Mi sento solo e abbandonato dalla Juve. È ovvio che tanti tifosi mi sostengono nella difesa della Juve, però la società a volte non lo so perché è come se non ci stasse mai a sentire, o forse la Juve non gliene frega niente di quello che pensiamo noi tifosi, ma così non può, non può, così non si può andare avanti. Un tifoso interista che andrà lì, stranamente, a tifare Inter tranquillamente alla presidenza, anche perché attualmente vi voglio ricordare che l'amministratore delegato della Lega Serie A è sempre lo stesso De Siervo, tifoso dell'Inter, che vi ricordate al derby d'Italia, al gol dell'Inter, che si alza con la sua testa e sorride, cari miei, sono tutti tra di loro. C'è poco da fare, ragazzi, difficilmente vedremo la Juve tornare a vincere.
con queste istituzioni calcistiche. Ragazzi, mi dispiace, però credetemi che a volte mi viene voglia di alzare bandiera bianca e dire: ma chi se ne frega, basta, tanto la Juve non ne vuole sapere. Però non lo faccio, perché difendo i miei colori, difendo la maglia, onoro la maglia e difenderò e sosterrò questi colori anche quando non si vince, anche quando giochiamo male, non vinciamo, pareggiamo e si importunano tutti. Io sono sempre in prima linea a difendere e a sostenere la mia Juventus fino alla fine. Forza Juventus, io me ne voglio. Osso bene a tutti, picciotti, ciao.